Quest'estate non comprerai più i gelatini, li farai in casa con questa ricetta senza latte. Prendo 200 grammi di mandorle senza buccia, io le ho messe in ammollo tutta la notte e adesso vado a scolarle. Le sciacquo e ora prendiamo il nostro bel frullatore. Che stiamo combinando, Diana, oggi? Oggi facciamo una ricetta freschissima, la amerete tutti. Quindi metto le mandorle nel frullatore, poi aggiungo anche 100 g di sciroppo d'acero. Senti, Diana, ma al posto dello sciroppo d'acero si può usare tipo il miele o lo zucchero? Assolutamente sì, potete usare il miele se volete, oppure lo sciroppo di agave anche, oppure se volete usare lo zucchero potete usarlo, però dovete fare lo sciroppo di zucchero, perché in questo caso io ho aggiunto un liquido e quindi se voi aggiungete lo zucchero che non è un liquido, cambierete un po' le dosi. Quindi se fate lo sciroppo di zucchero siete a posto. Quindi ancora non ci puoi svelare che cosa stai preparando oggi, Diana. No, però vedrete tra pochissimo. E ora aggiungo la bevanda vegetale. Qui ho 300 g di latte di soia, potete usare anche quello di mandorle oppure un'altra bevanda che volete. E ora chiudo e frullo il tutto. Wow, che consistenza cremosa, guardate qui, mamma mia. Cosa fai, Diana? Stai cercando Ma questi? ce li hai tu? Eh sì, perché ho capito che stavi facendo i gelatini. Guarda che belli questi stampini. Anzi, noi ne abbiamo due, quindi guarda quanti bei gelati faremo oggi. Ma con tutto quell'impasto faremo tutti questi gelati? Beh, magari non riempiremo tutti gli stampini, però comunque quattro ti bastano. Non lo Dai. so. E adesso prendiamo gli stecchini che erano già presenti, forniti con gli stampini nella scatola e li infiliamo nei buchini. Come vedete, ogni stampino ha un buchino per poter infilare gli stecchini. Quindi fin qui facilissimo. E adesso mettiamo il composto all'interno, giusto? Esatto. Questo diventerà il nostro gelato, Diana. Non vedo l'ora. Alla fine, Diana, quanti ne vengono? Ne 1, 2, vengono 3, 4, 5. 5. E ora copriamo i nostri gelatini con questa pellicola di silicone, chiamiamola così, sempre fornita insieme agli stampini. Guardate che belli. E ora li mettiamo nel congelatore per almeno 3 ore. A dopo. Allora è arrivato il momento di sciogliere il nostro cioccolato per la copertura perché i gelatini sono quasi pronti nel congelatore. Quindi qui ho 250 g di cioccolato fondente e vado a tagliarlo a pezzetti. E con il cioccolato immagino che andremo a ricoprire Certo. i nostri gelatini, giusto? Certo. E ora mi sposto di là ai fornelli. Qui ho preparato la mia pentola con acqua dentro, ho messo la ciotola sopra e adesso verso il cioccolato dentro perché dobbiamo scioglierlo a bagnomaria. E nel frattempo prendiamo delle arachidi, le mie sono tostate e salate e andiamo a tagliarle a pezzettini. Ne prendiamo circa 100 grammi. Ovviamente, se voi non volete usare le arachidi, potete usare anche le mandorle tostate, le nocciole tostate. Assolutamente, potete usare la frutta secca che volete. E mentre Diana taglia le arachidi, io mescolo il cioccolato, che tra l'altro è quasi pronto. E infatti il nostro cioccolato è pronto, quindi spegniamo e ci spostiamo di là. A questo punto noi vogliamo che il nostro cioccolato sia un po' più liquido, ma ovviamente non andiamo ad aggiungere acqua, se no roviniamo tutto. Quindi io aggiungo 2 cucchiai di olio. Aggiungo gradualmente, mescolo. Può usare qualsiasi tipo di olio, Sì, anche se comunque io vi consiglio di usare un olio neutro, olio di semi oppure un altro olio neutro. Allora, prima di ricoprire i gelatini con il cioccolato, mettete un mi piace a questo video, condividetelo anche, mi raccomando, supportateci e vedrete che quest'estate arriveranno tante ricette spettacolari. E vi ricordo che nel nostro libro Zero Glutine e Zero Rinunce trovate tantissime ricette fresche per l'estate, facili e veloci soprattutto, quindi se non avete ancora il nostro libro, lo trovate in tutte le librerie oppure trovate il libro online, vi mettiamo il link qui sotto. A questo punto verso il cioccolato in un bicchiere alto e stretto
E ora tuffiamo dentro anche delle arachidi. E ora riprendiamo i nostri gelatini dal congelatore. Guardate qui, che belli. Wow. Ora li rimuoviamo e questo passaggio deve essere abbastanza veloce perché il cioccolato è caldo e poi fa caldo anche qui dentro. Guardate che belli. Wow. Quindi dobbiamo immergerli velocemente. Aspetta, che deve arrivare su tutti i lati. Wow, ragazzi. Wow. Che meraviglia. E adesso dobbiamo rimetterlo dentro? Adesso, in teoria, il gelatino, siccome è freddo, 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 dovrebbe far raffreddare molto in fretta il cioccolato. Quindi noi aspettiamo un paio di minuti con il gelatino in mano, perché non lo possiamo appoggiarlo, se no facciamo troppo casino con il cioccolato. Guardate che qui sta già cominciando ad asciugare, vedete? Sì, sì. E quindi gli diamo un paio di minuti. Guarda, anche qui sta asciugando. Che belli, mamma mia, non vedo l'ora. Alla fine Diana l'ha lasciato a me in mano, così lei può procedere anche con gli altri. Ragazzi, guardate che meraviglia. Cioè, come quelli che acquistate al supermercato. Allora, man mano che li ricopriamo di cioccolato, li mettiamo sul foglio di carta da forno e li mettiamo nel congelatore per altri 10 minuti. Ragazzi, sono pronti. Guardate di qua. Mamma mia. Allora, sono uguali a quelli che vedete nei bar. Che meraviglia. Dobbiamo assaggiarli subito perché si sciolgono. Vai. Wow. Come sono, Diana? Molto buoni, molto leggeri, devo dire. Sì? Mm-hmm. Vabbè, dai. Wow. Da fare. Fateli.